I muffin sono dei dolci tipici americani. Con questa ricetta otterremo dei muffin morbidissimi e golosissimi, proprio come quelli tanto amati in America. Posso assicurarvi che hanno lo stesso sapore dei muffin che ho mangiato nel mio indimenticabile viaggio a New York. Questa è una ricetta base con la quale ci possiamo sbizzarrire a creare vari ripieni. Ingredienti per circa 12-14 muffin: 375 g di farina, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di bicarbonato di sodio, mezzo cucchiaino di sale, 80 g di burro, 80 ml di olio di oliva oppure olio vegetale, 200 g di zucchero, 2 uova, 80 g di yogurt bianco, 240 ml di latte intero, una bustina di vanillina, zucchero a velo quanto basta e fiocchi di avena opzionali. Iniziamo mescolando in una ciotola capiente la farina, il lievito, il bicarbonato di sodio, il sale, la bustina di vanillina e mettiamoli da parte. In un'altra ciotola mescoliamo con uno sbattitore elettrico il burro fuso, l'olio, lo zucchero e le uova, fino a quando non saranno ben amalgamati tra loro. Aggiungiamo anche lo yogurt, il latte e continuiamo a mescolare. Dopo qualche minuto versiamo gli ingredienti liquidi in quelli secchi e mescoliamoli insieme con un cucchiaio di legno fino a quando il composto non risulterà omogeneo. Evitiamo di mescolare troppo. La pastella dovrà risultare densa. A questo punto versiamo l'impasto, riempiendo circa 3/4 del volume di un pirottino di carta o di alluminio o di una teglia apposita per muffin. Se la teglia è in alluminio o in acciaio, ricordiamoci di ungere la teglia. Mettiamo su ogni muffin i fiocchi di avena e cospargiamolo con lo zucchero a velo. Inforniamo in forno preriscaldato a 220 gradi per i primi 5 minuti, poi abbassiamo la temperatura a 180 gradi e facciamo cuocere per altri 25-30 minuti, fino a doratura. Ricordiamoci sempre di fare la prova a stecchino per verificarne la cottura. A cottura ultimata, togliamo i muffin dalla teglia e facciamoli raffreddare su di una griglia per evitare che si inumidiscano.